Inizio con il dire che è bello e gioioso ritrovarci insieme in questo preciso momento storico a parlare di cose che, nonostante tutto, stanno a cuore. Nel caso, a parlare in questo tempo, dentro questo tempo, del tempo dell'avvento, del tempo della attesa. Alcune annotazioni generali. Il termine adventus, parusia, venuta, è una parola di origine profana. Si significava la venuta annuale della divinità nel suo tempio per visitare i suoi fedeli. Si pensava, ecco, anche nel culto pagano, che il Dio, la cui statua era allora proposta al culto, dimorasse in mezzo ai suoi fedeli finché durava la solennità. Ed era anche il tempo in cui la statua della divinità veniva anche portata, veniva e veniva portata in processione. Da lì poi nasce l'adorazione, che vuol dire mano alla bocca, e si mandava un bacio alla divinità rappresentata nella statua. Quindi si aspettava il tempo della venuta della divinità. Poi la cosa era diventata sociale, politica. Si aspettava il tempo dell'imperatore o il tempo del governatore, ecco, il quale faceva le sue visite puntuali. Era il tempo dell'avvento, ecco, della divinità, o dell'avvento della autorità. Ora, il cristianesimo prende il termine e adventus diventa il vocabolo classico per indicare la venuta di Cristo tra gli uomini. La sua venuta, ecco, proprio nella carne, a inaugurare i tempi nuovi, aspettando la sua definitiva venuta. Infatti, avvento, ecco, lo vedremo, ha più significati. Uno indica la celebrazione, ecco, ci rimanda al passato, di un evento già avvenuto, la sua nascita, la sua venuta nella debolezza della carne. È il prefazio della prima domenica di Avvento. Nell'attesa della sua venuta gloriosa. Noi attendiamo chi? Attendiamo colui che è già venuto. Ma venuto come? Nella fragilità, nella debolezza, nella morte. Lo attendiamo veniente come risorto, come glorioso. L'avvento poi che si struttura nel tempo, ecco, soprattutto in Spagna, in Gallia, fin dal 380, erano tempi ascetici, penitenziali in preparazione
al Natale. Mentre, ecco, storicamente poi si solidifica nel VII secolo, prima con una preparazione di 5 settimane, poi con una preparazione di 4 settimane, ma con un mutamento di prospettiva. Avvento non era tanto all'inizio la preparazione al Natale, Avvento era l'attesa della sua seconda venuta. Era la celebrazione dell'attesa del Signore. Ecco che allora, ed è strettamente, ora nella liturgia contemporanea si forma una unità di questi due aspetti. Dalla prima domenica di Avvento al 16 dicembre è posto in evidenza l'aspetto dell'attesa escatologico, l'aspetto dell'attesa del Signore. Noi aspettiamo ancora qualcuno. Dal 17 al 24 dicembre, sia nella messa sia nella liturgia delle ore, ecco, l'attesa è più diretta alla preparazione del Natale. Ecco, per cui si celebra colui che è venuto, si attende in forma piena colui che ancora deve venire. Questo avvento poi, che ci aiuta a capire, le venute del Signore. Ecco, noi parliamo, ecco, il Signore, ma di che si tratta riguardo a questo tema? Noi parliamo del nato da Maria. Nell'Avvento la prima venuta è la venuta nella carne. La terza venuta sarà la venuta nella gloria, ma colui che è venuto è colui che verrà e di cui desideriamo vederne il volto, tra parentesi, ogni morte personale è l'avvento dell'incontro con lui. Colui che è venuto, colui che verrà, nel frattempo viene. Il venuto, colui che verrà, è colui che viene e ci visita. Dove? Pensate all'Eucaristia, pensate a Emmaus, ci cammina con noi spiegandoci le scritture, viene nascosto in una pagina e dalla pagina emerge come tu. Ma sentite, quando voi leggete un messaggio di una persona che vi sta a cuore, dinanzi al messaggio voi vi sentite di fronte alla persona e dietro quel messaggio voi cogliete una presenza. So se è chiaro. Viene. Lo conoscete già? Viene. E nello stesso tempo gli dite: vieni Signore Gesù, venga il tuo regno. Gli dite: spero di vederci presto, cioè di vederci faccia a faccia. Quindi voi pensate a queste cose della vita umana, semplici, sono i nostri rapporti umani elementari, e capite il senso dell'Avvento. Colui che è venuto viene nascosto in una pagina. Quando alla fine dell'Apocalisse
lo spirito e la sposa, la Chiesa dicono vieni, lui dice sì, vengo presto, e ci dà l'appuntamento in una pagina, che è la pagina biblica. Viene come parola che emerge dalla pagina. Sempre Emmaus, lo riconobbero nello spezzare il pane. Colui che viene nascosto in una pagina è un pezzo di pane che si spezza per te. È un bicchiere di vino che si versa per te. Questo, tra parentesi, mette in crisi, io amo parlare a volte paradossalmente, di Gesù iconoclasta. Gesù mette in crisi tutti i discorsi su Dio e tutte le immagini di Dio. Ogni ricorso alla divinità, a una divinità che spezza gli altri, che mangia gli altri, che fagocita gli altri, che viene strumentalmente usata per le nostre intenzioni inique, questa non è divinità, questa è diabolicità. E Gesù spezza queste immagini di Dio, questi discorsi su Dio, e anche come comunità cristiana dobbiamo pensare molto a questo. Per cui, ecco, viene nascosto in una pagina e si fa riconoscere in un pezzo di pane. Non ti mangio, mi do impasto, non ti spezzo, mi spezzo, non ti tolgo la vita, il sangue, ti do la mia vita. Quindi il venuto è il vediente, in un pane, è il vediente, in una pagina. È il vediente, e dobbiamo dirlo, questa non è demagogia, non è ideologia, ecco, non è nulla. È il vediente in un povero. Avevo fame, avevo sete, ero forestiero, ero in carcere, ero malato, mi avete visitato. E quando gli chiedono, ma quando mai ti abbiamo visto? Tutte le volte che avete visto un uomo nel bisogno e siete diventati semplicemente la vostra verità, mano tesa al bisogno dell'altro, sappiate che quello che avete fatto all'altro è come se l'aveste fatto a me. Questi sono i luoghi della venuta del Signore, assieme a un quarto luogo, i due o tre riuniti nel suo nome. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a voi. Quindi il venuto nella debolezza della carne, il venuto nella debolezza, si chiama la parusia sacramentale, la venuta sacramentale, il venuto nella debolezza di una pagina, di un pane, di un volto povero, di due o tre più o meno sgangherati che si ritrovano insieme, viene, è colui che verrà. Ecco allora, l'Avvento mette insieme tutte queste cose. È colui che verrà. E in questo tempo di avvento, ecco allora le tre venute, e i tre personaggi fondamentali dell'avvento, che sono Isaia, Giovanni il Battista e Maria, sono inscindibili. Colui che è venuto, colui che è venuto
nella debolezza della carne, è il sognato dai profeti. Il sogno del Messia. E dire Messia vuol dire attesa di un tu nel quale finalmente si può iniziare l'opera della, biblicamente, della creazione nei confronti dell'opera della decreazione. Che cos'è decreazione? Decreazione è un mondo, è l'involuzione del mondo. Decreazione è un mondo irriconciliato, irredento, in guerra tra Dio, l'uomo e il creato. È un mondo fondato sulla negazione. Nego l'altro, nego Dio e ne decreto la sentenza di morte. Nego l'altro e ne decreto la sentenza di morte. Nego il creato e ne sentenzio la sentenza di morte. Allora, noi oggi, ma qui mi viene in mente uno scrittore, ecco, Flaiano, che diceva, quando diciamo, ecco, oggi, mettete sempre, virgola, come sempre, noi oggi, però, noi oggi sperimentiamo il tempo della decreazione, la disarmonia fra il cielo, l'uomo e il creato. Si attende il tempo della creazione, che è il tempo messianico, l'armonia tra Dio, l'uomo, il creato, dove nessuno nega nessuno, dove c'è posto per tutti. Quando diciamo nel Padre nostro, venga il tuo regno, sapete cosa diciamo? Diciamo questo: venga il tuo sogno, venga il tuo mondo, l'armonia fra te, l'uomo e il creato. Venga compiutamente, oltre ogni male, oltre ogni morte. Da qui è nata la metafora del cielo, il regno dei cieli. Ove il cielo, ecco, quando noi vediamo un cielo stellato ci accorgiamo di due cose. La prima, non ci sono confini. E i confini li genera l'uomo. La seconda, non ci sono cimiteri. Venga il tuo regno, vuol dire venga il tuo volto. Ecco perché questa è soprattutto la preghiera dei disperati e dei poveri, perché solo i poveri aspettano qualcosa di diverso. E si può essere poveri materialmente, ma poveri anche in spirito. L'attesa di qualcosa di diverso. Ecco, allora l'Avvento ci ricorda questo. Chi aspettiamo? Aspettiamo colui che in sé ha vissuto la creazione, il Cristo. Il Cristo è il Figlio in pace con il Padre, è il fratello in pace con l'altro, è il custode del giardino che è la terra, è il risorto dai morti, è la realizzazione del regno dei cieli. Vieni presto a portare a compimento quello che in te si è già realizzato. E chi non sogna di passeggiare con Dio, di passeggiare in pace con l'altro, di sapere che puoi camminare con il lupo e con la vipera tranquillamente. Sono i testi di Isaia.
Ecco, noi bisogna stare attenti a non smarrire i grandi sogni. Altrimenti, ecco. Ecco allora, Isaia, l'attesa. Maria è colei che partorisce l'attesa. L'attesa. È, per usare queste espressioni anche liturgiche, è il grembo della parola. Il verbo si fa carne in lei. È la terra del cielo. È l'aurora del sole. Maria è questo. È questo. Partorisce la parola. Il Messia atteso. E il Battista è colui che lo indica. È colui che lo indica. Ma voi capite? Che in queste figure siamo descritti noi. Ecco, la spiritualità dell'Avvento è descritta la Chiesa. Siamo descritti noi. Noi siamo chiamati oggi a diventare la terra che ospita il cielo, come comunità e come persone. Verremo a voi e prenderemo dimora in voi. Noi siamo la terra del cielo. Noi siamo coloro che al pari di Maria devono generare il sole al mondo. Maria alla sua maniera, nello spirito. Noi alla nostra maniera, nello spirito. Lo facciamo con il sacramento, lo facciamo con la predicazione, lo facciamo con il volto, lo facciamo con la vita. Essere il luogo attraverso cui il sole si fa compagnia umana. Ritengo importante una spiritualità dello sguardo. Come renderlo presente? Guardando la realtà con gli occhi di Dio in Cristo, che sono occhi teologali, occhi di fiducia, di speranza e di amore, nel tempo della sfiducia, della disperazione e del disamore. Ecco allora l'Avvento. L'Avvento attende queste figure. È come il Battista indicarlo. E anche qui siamo arrivati in un tempo dove siamo costretti davvero come credenti a dirci: ma tu chi aspetti? E chi annunci? E chi testimoni? Allora bisogna davvero, ecco, dire: attendo che le mie giornate, attendo come mendicante di luce che venga la luce. Ecco, allora le invocazioni sono atti proprio di voler essere diversi. Vieni Signore Gesù, che non è una frase, una invocazione di chissà quale tipo emotivo o devozionale, ma è l'invocazione della tenebra che aspetta la luce. Ecco chi attendo. E attendo che illuminato possa essere un riflesso di questa luce nella compagnia degli uomini. Per cui è giusto lamentarsi,
Se non ci controlliamo, ormai il lamento diventa oggi la forma di preghiera più diffusa. È giusto, ma stiamo attenti che è dentro la tenebra, che è alla tenebra, che Dio in Cristo invia frammenti di luce. Ecco allora, questo vivere la figura di Maria come qualcosa che ci dice: accogli in te il sole, generalo e non farlo mancare. E Maria non lo fa mancare, né a Elisabetta, né al Battista, né ai pastori, né a Simeone, né ad Anna, né ai magi, né a Caffa. La sua vita è stata un far trovare luce le venute a lei e un portare luce le sue uscite. Ecco allora, per una spiritualità dell'Avvento, ecco, tenere conto delle venute del Signore, tenere conto delle figure tipiche dell'Avvento e tenere conto che noi siamo costituiti come amici del Signore e come comunità creature dell'attesa. Aspetto colui che è venuto, ma è davvero l'amore del proprio cuore. Aspetto colui che è venuto, lo aspetto come se fosse la prima volta, tutte le volte che viene a me in una pagina del Vangelo, in un pane della celebrazione, nel volto di uno che invoca e ti interpella. Vieni. E colui che si fa vedere in questa forma è l'atteso, faccia a faccia, la terza venuta. E a questo punto ecco che inizia il tempo dell'Avvento liturgico. Poi la sua traduzione in liturgia, ecco, vedete, la prima domenica per esempio insiste sulla l'attesa ultima, ma anche qui, stando attenti alla prima lettura, al Salmo e al Vangelo, ecco, vanno colte alcune immagini che ci aiutano a capire il tempo che viviamo. E stiamo attenti a una cosa, lo dico tra parentesi, ma noi, il nostro tempo, cioè il nostro vivere quotidiano, ma da chi è determinato? Da che cosa è determinato? Qui bisogna risvegliare la nostra coscienza. È la liturgia che ci sveglia e che ci dice la tonalità da dare al tempo. Oppure, chi mi determina? I social? I furbi? Ecco, bisogna stare attenti, infatti Gesù avvisa, siate svegli, e bisogna avere un senso dell'umorismo, e chi mangia ste cose ha anche un senso poi di grande pietà, ma dimmi te, cosa mangiano e bevono i miei contemporanei? Questo non per ritenerci migliori o per disprezzare qualcuno, ma perché alla gente che vuoi bene, stai male quando vedo i cibi che mangiano, i pensieri che gli vengono inculcati,
i sentimenti che gli vengono inculcati, i comportamenti che gli vengono inculcati. Io ormai questo lo dico con chiarezza anche a quei giovani che incontro: se non ce la fate a diventare cristiani, almeno anarchici. Cioè, non gregari. Questo individualismo gregario e di massa. Tutti individualisti, ma è un individualismo di massa. È un gregariato diffuso di massa. Allora, scusate, mi vengono ste cose così, ecco, per dire, allora ecco le immagini, per esempio, la prima lettura ci dice, ecco, dal profeta Geremia: verranno giorni nei quali io realizzerò le promesse, la creazione, in quei giorni e in quel tempo farò germogliare un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore, nostra giustizia. La prima immagine che ci viene data è questa. Quella del germoglio. Nel tempo della oscurità, nel tempo della non giustizia, nel tempo della decreazione, il Signore dice: è così, ma non sarà sempre così. E promette un germoglio. E il germoglio è segno di vita, è segno di futuro, è segno di speranza, un germoglio. E allora ecco che in questa maniera si diventa popolo, persone che non la danno vinta al male. Sì, vivo in una situazione di male, ma presto non sarà così. Presto non sarà così. Ecco allora il sogno di un germoglio che faccia germogliare la pace, il diritto, la giustizia, la vita, la vittoria sul male e la vittoria, non ci accontentiamo mai, sulla morte. E anche il Salmo, l'immagine, ecco, di questa prima domenica, la prima è il germoglio, la seconda è la via, è la via. Indica la via ai giusti, insegna ai poveri la tua via, guida i poveri secondo giustizia. Fammi conoscere le tue vie. E anche qui l'attesa. Nel tempo buio attendo un germoglio e nel tempo buio attendo il sentiero della luce. Per sapere attraversare il tempo buio, il sentiero della luce. Voi immaginate, ma è semplice, ecco, se io mi smarrisco nei miei boschi di notte alle stinche e perdo, se trovo uno che dice: ecco, questo è il sentiero, ti indico, ringrazio. E viaggio nella notte, ecco il dono delle stelle, viaggio nella notte con un sentiero di luce, di vita. Ma il sentiero della vita è la pace, è la giustizia, è il diritto,
è l'amore, è la vita, è la custodia dei più sfortunati. Segui questo sentiero e in questa maniera attraversi il buio della vita. Le altre immagini, brevemente, sono date dal Vangelo. E il Vangelo della prima domenica, da un lato, ecco, usa il linguaggio, le immagini apocalittiche, e d'altro lato il linguaggio catechetico della esortazione. L'Apocalisse fa parte della esperienza umana. Quando nella vita non ne possiamo più, ma proprio non ne possiamo più, il nostro rischio è che diventiamo apocalittici. La parola che vuol dire rivelazione. Il dolore, la tragedia, le situazioni sociali possono, ecco, portare a questa riflessione: è la fine del mondo. Ma sapete, quando crolla Gerusalemme, nel 70, per loro era la fine del mondo. Un altro esempio, la Shoah è un esempio di fine del mondo. Quello che accade in Siria è un esempio di fine del mondo. Qui casca il mondo. Casca il mondo. Portato questi esempi, tra cui quello della Siria, ci accorgeremo poi che dopo la Shoah è il più grande dramma che abbiamo provocato. Scusate. E allora, ecco, dentro questa realtà, Gesù assume questo linguaggio. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli, in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Non credo che sia da prendersi alla lettera, ma anche se la storia ci insegna che queste cose accadono. Ecco il genere letterario apocalittico. A voler dire, sappiate che nella vita umana personale e nella vita umana sociale le catastrofi sono sempre possibili. Ecco, sono sempre possibili. Quindi preparatevi anche ad abitare il tempo della catastrofe. È molto realistico il discorso, è il principio della realtà. Ecco, e la catastrofe è data da questa decreazione. La creazione, il creato svela il suo volto, nemico. L'uomo svela il suo volto, nemico. Ecco. E il frutto della inimicizia è la morte, è la paura, è lo sconvolgimento. È lo sconvolgimento. È un dato di fatto.
Però si aggiunge: allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Geremia, nel tempo del buio, parla di un germoglio. Qui Gesù dice: attenzione, nel tempo della catastrofe, nel tempo della catastrofe, sappiate questo, che la catastrofe non avrà mai l'ultima parola. L'ultima parola è del risorto. Il figlio dell'uomo è il risorto. L'ultima parola è del risorto. L'ultima parola non è della decreazione. L'ultima parola è il figlio dell'uomo bene, la liberazione è vicina. Alzate il capo. Vedete, cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente questo: quando vedi la catastrofe, prendi coscienza. Muore un mondo. Muore un mondo. E noi i segni di questi li abbiamo. Muore un mondo. Ma non è il nulla. Muore un mondo ed emerge dalle rovine di un mondo il risorto, fa emergere un altro mondo. Quindi, mentre vivete nella tribolazione, alzate lo sguardo e attendete la liberazione dall'alto. Questo già, per farlo capire, poi a livello generale è difficile da capirsi, ma l'esempio di livello personale. Per noi il tempo della catastrofe può essere anche il tempo della nostra morte. Quando arriva il tempo della tua morte, dice Gesù, leggila in questa maniera: vado a prepararvi un posto. Vado a prepararvi un posto. Poi, preparato il posto, verrò a voi, vi prenderò e vi porterò con me. A voler dire, la catastrofe della fine della tua vita non è il nulla, non è il vuoto. Vivi la morte con questo sguardo alto. La vita viene a prenderti e ti porta nel suo mondo, dove non c'è più né male né morte. La liberazione è vicina. Ma il problema è questo: chi mi libererà dal male? Chi mi libererà dalla morte? Chi libererà questa vita dal male? Chi questa vita dalla morte? Ci sono dei momenti storici, catastrofici, che questo lo mettono maggiormente in risalto. Allora il Vangelo dice: sappiate una cosa, che nel tempo dello sconvolgimento Dio ha cura di voi e nel risorto prepara a voi nuovi cieli e nuova terra, ove avrà stabile dimora, prima Pietro, la giustizia, ove non ci sarà più né il male né la morte. Beh, chiaro, ecco. E quindi a questo aspetto, che poi è come attraversare la catastrofe,
E qui penso sempre che et illesum nel lager in fondo, nella catastrofe che si chiede, ma perché sono qui? Sono stata mandata qui dal benedetto egli sia, perché qui ci sono persone che hanno bisogno di un po' di olio di consolazione. Chi ha vinto? Hitler o et illesum? Quindi, ecco, poi concludo, l'altro aspetto è esortativo, questa state attenti a voi stessi, è un invito alla vigilanza, e Luca ama questa espressione, state attenti a voi stessi, rientrate in voi stessi, abbiate coscienza di voi stessi, state attenti alla condizione del vostro cuore, e il cuore è la sede del pensare, del sentire e del volere. State attenti se nel vostro cuore, nella sede del pensare, del sentire e del volere, ecco, non vi siano pensieri, sentimenti, voleri, decisioni che appesantiscono, che rendono torpi, che vi fanno smarrire l'attesa. State attenti. Vigilate dunque che questo senso dell'attesa di un mondo nuovo, questo senso dell'attesa di un mondo nuovo, secondo, di cui voi dovete già ora essere il segno con una vita personale e comunitaria nella riconciliazione, nella pace, nella giustizia e nell'amore, state attenti se questa attesa del mondo futuro e di un mondo diverso già ora non venga sotterrata in voi dalle preoccupazioni di altro tipo. In maniera che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Vegliate dunque in ogni momento pregando, e la preghiera del regno è: venga il tuo regno, vieni Signore Gesù. Siate così in grado di comparire davanti al risorto che viene, non come al vostro giudice, ma come al vostro fratello. Ecco allora, così, questa esortazione della liturgia di questa prima domenica, ecco, un invito ad alzare la fronte nel tempo della catastrofe, non hai l'ultima parola. Anche la morte di Cristo è stata una catastrofe, ma vi sono i tre giorni della resurrezione, il terzo giorno della resurrezione, e state attenti anche così in ogni tempo e soprattutto nel tempo del tempo oscuro, a vivere da figli della luce e da figlie della luce. Camminate nella via della giustizia. E poi l'avvento prosegue di domenica in domenica.